della famiglia io sono il ribelle. Tu vendimi l'anima e ti mando alle stelle, ma il paradiso è un'astuta bugia. Tutta la vita è una grassa bugia. Morricone. La vita dura è una gran fregatura, ma a volte uno strappo è una necessità. A chi va bene, chi me va male, e sono un animale, sia tutta la storia è una grassa bugia. Tutta la vita è per prima la mia. E allora, mamma mia, il diavolo, arriva il diavolo, mamma mia, il diavolo. Non so se farlo, lo facciamo? Facciamo? Siete pronti? Popolo di peccatori e di peccatrici che non siete altri, questo momento è un momento catartico, la musica è catarsi, la musica è purificazione, la musica salva le nostre anime. Durante la pandemia ci siamo salvati con la musica e con quelle cazzo di pizze che facevamo tutti e facevano cagare. Ma ci siamo salvati, cazzo! Non è stato il vaccino, sono state le pizze e la musica a salvarci. Con quei lieviti che non funzionavano mai. Quindi, finita la pandemia, siamo tornati meglio di prima? Col cazzo meglio di prima. Stiamo facendo molto più schifo di prima, quindi siamo ancora più peccatori di prima, quindi siamo ancora più doverosi di purificazione e catarsi. Quindi fratelli, sorelle, uscite dai vostri comodi posti a sedere e inginocchiatevi tutti in terra. Ve l'ho detto, lo volete fare? Avete detto sì, ora vi inginocchiate. Tutti in ginocchio. Anche là, eh? No, leva quel cellulare, te lo fa ingoiare, spengilo. In ginocchio, no, non sei in ginocchio, non mi prende per il culo perché vedo le misure, o sei alta 2,20 m, mettiti in piedi. Triplamente peccatrice. Recidiva. Spara il serpente della prima mela, che ruba forza chi lo condannò. Ed io con la musica mi cambio la pelle. Ma il paradiso è un'astuta bugia, ha! Tutte le vite per prima la mia. E allora, mamma mia, il
buona cavata, eh! Ci vuole ben altro per purificarsi l'anima qua!